Ecco amici, i pagliacci hanno reso pan per focaccia sul parquet centese tra Mecento Asfalta Lux Chieti 1974 per 65 a 55. Cento 31 gennaio 2021 di Marco Rabboni per TC100 Web TV. Vi ricordate amici quando qualche tempo fa dalla ridente cittadina abruzzese ci appellarono in questo modo, pagliacci. Oggi ci siamo presi una rivincita con gli interessi. I primi due quarti sono stati a dir poco perfetti, come evidenzia anche Cosme Gaggi in sala stampa. Primo tempo 22 a 11, secondo 42 a 27, da incorniciare. Nel terzo tempo tra rifiata e Chieti si fa sotto, ricordiamo il massacrante periodo di recuperi e partiti di campionato a cui Tramic è sottoposta in poco tempo. E il tempo finisce 48 a 43. Ma il momento di speranza per Chieti è durato poco e già all'inizio del quarto tempo Tramic ristabilisce le distanze con un super Yankel Moreno, in partita da subito per lui 17 punti. A ruota con 16 punti l'inossidabile Danilo Petrovic chiude il triello Tekele Cotton con 12. A questo punto per Chieti non c'è trip per Gatti e l'incontro termina con qualche momento di nervosismo per gli abruzzesi a 65 a 55. Per i centesi un altro bel passo verso quella salvezza di campionato che vogliono raggiungere quanto prima. I migliori per Chieti, Davide Bozzetto 9 punti, a pari merito con Paulus Sorokas. A punti 8 troviamo Marco Santiangeli e Pendarvis Williams. In sala stampa si presenta solo Cosma Tomegacci di Tramic 100 perché coach Domenico Sorgentone si è dichiarato in silenzio stampa. Andiamo quindi da coach Megacci, non prima di avervi ricordato l'appuntamento di domenica 6 febbraio con Tramic in trasferta a Roma per incontrare Eurobasket Roma. Impegno difficile ma non proibitivo. Andiamo in sala stampa con Cosme Gacci e noi qui vi salutiamo. Ciao ciao! Una partita molto diversa da quella dell'andata. Chieti è stata fermata a 50 punti. Che partita è stata e di cosa possiamo essere soddisfatti oggi, al di là del risultato, chiaramente? Secondo me di tante cose, cominciando anche dal risultato, perché ovviamente è presto per fare un'analisi, è presto per fare un bilancio. Oggi è la dodicesima partita, non è la fine del girone di andata perché a noi ci mancano ancora più partite da recuperare nel girone d'andata, però diciamo che abbiamo giocato metà delle partite della fase regolare. Abbiamo giocato 8 partite a gennaio, abbiamo giocato 7 partite in 3 settimane, nessuna squadra ha giocato lo stesso numero di partite abbiamo giocato noi. Il nostro bilancio a gennaio è di 4 vinte e 4 perse e io quando abbiamo cominciato gennaio avevo detto alla squadra Topolieti che saremmo stati soddisfatti se avessimo fatto almeno il 50% di vittorie. Così è stato, forse ci può essere anche una partita di rimpianto, ma voglio dire le altre partite cominciando dalla vittoria di Latina mercoledì non erano affatto scontate. Un bilancio per una squadra che è nemmeno una promossa nonostante l'anno scorso fosse meritatamente prima in classifica nel girone di Serie B, ma che è ripescata dopo 12 giornate di 6-6, è un bilancio sicuramente di altissimo livello. Detto questo, come dicevo prima, bisogna rimanere umili, bisogna restare in equilibrio, perché quando ero qua la scorsa settimana dopo Forlì sembrava che fosse finito il nostro campionato e sembrava che fossimo morti, invece la squadra ha reagito con due grandi prestazioni di carattere, ha reagito da squadra solida e questo all'interno del contesto della partita anche di oggi. Per questo, all'interno di questa analisi, ci aggancio quello che ho detto prima, perché nella vita e nella pallacanestro specialmente ci vuole equilibrio, quindi ora non è che noi siamo diventati bravissimi, siamo una squadra che vuole salvarsi il prima possibile, ha ancora tantissimo da fare e tantissimo da migliorare. I primi due quarti di oggi sono stati due quarti di altissimo livello, sia difensivo che offensivo. Se avessimo continuato a giocare così, e non era facile ovviamente alla settima partita in 3 settimane,
probabilmente avremmo fatto qualcosa di straordinario. Invece nel terzo quarto, vuoi per la stanchezza, vuoi perché comunque sia qualche tiro non c'è entrato, ci è preso un po' di frenesia, abbiamo cominciato a cercare forzatamente situazioni che non producevano vantaggi e a fare anche errori stupidi dettati dal nervosismo. La squadra in quel momento poteva tranquillamente crollare perché comunque Chieti secondo me è tornata fino a meno 5, addirittura a meno 4, invece la squadra si è ricompattata, bravissimi giocatori che sono usciti dalla panchina a rimettere l'energia necessaria in attacco, perché ovviamente in difesa non si può dire nulla, una squadra che fa 76 punti di media come Chieti e che ha statisticamente 5 giocatori del quintetto sempre in doppia cifra, ha fatto 50 punti con grande sofferenza e nemmeno un giocatore in doppia cifra, credo che la partita si analizza abbastanza facilmente da questo punto di vista, però avevamo bloccato il flusso in attacco e ci eravamo innervositi. Invece piano piano, ripartendo dalle piccole cose, siamo riusciti a rimpattare la partita. A quel punto, quando è cambiata l'inerzia, abbiamo rifatto alcuni canestri da fuori che hanno spezzato definitivamente la partita. Quindi ci tengo a ringraziare i ragazzi, perché comunque sia lo sforzo fisico di queste settimane è stato allucinante. Come ho detto nello spogliatoio, noi l'ultima volta che non siamo venuti al Pala Benedetto o in un altro palazzetto di questo campionato è stato il giorno dopo Rieti, tanti, alla fine, veramente tanti, quindi adesso ci godiamo un meritato riposo. Mi ci viene da ridere perché poi dopo la prossima settimana c'è altre 7 partite in 3 settimane, però ora almeno un giorno e mezzo o due vogliamo staccare completamente la testa, e staccarla in questo modo e con questo risultato ci farà benissimo. Ci tengo a ringraziare tutto il mio staff, e per tutto intendo tutto, cominciando dallo staff tecnico, quindi Andrea Cotti, Filippo Curati, Gianluca Frolli, perché comunque si hanno fatto un lavoro di preparazione delle partite, di analisi e di recupero dei giocatori importantissimo, lo staff medico che in queste settimane ha dovuto lavorare tantissimo, e alla fine anche lo staff dirigenziale e la società prima di tutto, perché comunque sia ci ha permesso di andare sul mercato prendendo un giocatore. Oggi è esordito, ha fatto anche bene, poi chiaramente come dice lui, e mi ha fatto ridere quando me l'ha detto, l'ultimo 5 contro 5 l'ha giocato a agosto, quindi aveva fatto solamente 2 allenamenti, però sono convinto che Yurkatam ci darà una mano. È chiaro che oggi nei secondi due quarti la partita ovviamente aveva preso un'inerzia per cui non lo volevamo mettere in difficoltà, ma sono convinto che come stanno crescendo gli altri under, insomma penso che la partita di Petrovic e Berti oggi parli da sola, sono convinto che ci darà una rotazione ulteriore per quest'altro tour de force che si aprirà da sabato prossimo. Coach, io ho finita un pezzo, spero non l'abbiamo scritto, una prova di maturità, una partita che nel secondo tempo, come dicevi te, è diventata difficile per la vostra frenesia, per voler magari chiudere definitivamente i conti e non facevate mai canestro, che loro invece sono rientrati in partita. Poi possiamo dire che è una prova di maturità di una squadra come dici te, dopo 7 partite di fila, arrivare a questo bilancio di 6-26 perse con prospettive magari di, boh, non so. Allora, sulle prospettive andiamo cauti, perché come ho detto prima bisogna restare umili e coi piedi per terra. Noi adesso abbiamo nelle prossime 3 partite, ridendo e scherzando, 2 trasferte e Napoli in casa, quindi ecco, non è che proprio sia il calendario ideale, quindi un passettino alla volta. Per quanto riguarda invece la propria maturità, sì, sono d'accordo, perché comunque sia una squadra che gioca, i primi 2 quarti non abbiamo giocato noi, dove sembravamo, consentitemelo, con il massimo rispetto per gli avversari, degli alieni, perché qualsiasi cosa facevamo ci riusciva, e dopo poi si spenge per mancanza di energie o per mancanza di lucidità di fronte ad una squadra esperta, perché di là ci sono giocatori veramente esperti, continuo a dire che Chieti secondo me è una squadra comunque che vale la post season, vale playoff, potevamo fare la frittata. E invece, ripeto, la cosa che mi è piaciuta è che l'energia per ricominciare ce l'ha data la coppia di lunghi under insieme, cioè Berti e Petrovic, che si sono rimessi lì insieme ovviamente a tutti gli altri, perché poi tutti i giocatori oggi sono stati chi più chi meno importanti, però si sono rimessi lì, ripartendo appunto dalla difesa, dal controllo degli rimbalzi che a un certo punto si stava facendo
realmente preoccupante, e quindi ci hanno dato, ecco sì, la consapevolezza che questa partita la volevamo e la dovevamo vincere, ovviamente. Moreno però ha dominato in lungo e in largo la partita, è stato un rebus per loro e una fortuna per te, almeno in squadra. No, sicuramente Bianchi l'ha giocato bene, veniva da magari un periodo in cui faceva meno canestro, però ripeto, questa squadra alla fine ha un gran pregio, sicuramente anche per il modo in cui giochiamo, però trova sempre dei protagonisti diversi. A Latina, ad esempio, Gasparin da playmaker era stato molto più funzionale di Yankel, oggi invece probabilmente il quintetto con i tre piccoli, cioè senza Ali, è quello che ci ha dato più brillantezza nell'ultimo quarto per ricominciare. Poi ovviamente non tirerà come tira, come sempre, come oggi, ma questo è normale, ma questo discorso l'ho già fatto a volte per Farruca e l'ho fatto anche per altri giocatori, però il fatto che troviamo protagonisti diversi può mettere in crisi le squadre avversarie, perché comunque sia, magari a qualche giocatore conceda qualche cosa di più, se quel giocatore è in grado di punirli, ecco che noi a quel punto diventiamo sicuramente più pericolosi, questo è chiaro. Ultima domanda da parte mia, cosa può migliorare il centro? Per esempio nel momento in cui non faccio il canestro, mi sta frenesia, anche qualche pallone di perso troppo lì, non bisogna migliorare? Assolutamente sì, ma sicuramente dobbiamo migliorare nella continuità dell'attacco. Io sono molto contento della solidità difensiva di questa squadra. Noi siamo la terza miglior difesa del campionato, prima di noi c'è Follia e Napoli che fanno un campionato a parte rispetto al nostro, ovviamente. Anche oggi abbiamo lasciato solamente 50 punti al quinto credo attacco del girone. Quindi questa squadra deve lavorare per avere un equilibrio sui 40 minuti di fluidità offensiva, perché quando ce l'ha si vede come giochiamo, si vede tutto. Quando si blocca magari le cose non vanno proprio al nostro agio. Siccome non abbiamo per scelta e per costruzione, vi ricordo che questa è una squadra, e ripeto, è giustissimo per i bilanci, ma che all'inizio è stata costruita per la Serie B, poi a luglio c'è stato il ripescaggio, sapevamo di essere in buona posizione per ottenerlo, però niente era scontato. Quindi abbiamo deciso di prendere due stranieri che sono due giocatori che comunque sia non sono dei mangiapalloni, anche se sono importanti, sono due giocatori che possono stare dentro un sistema, sta a noi cercare di farli rendere di più, per esempio anche Sherrod che ha giocato 7 partite, praticamente dopo essere stato fermo 30 giorni, Sherrod che non fa un allenamento dal 2020, siamo nel 2021, quindi immaginatevi voi la situazione, però sta cominciando, perché comunque sia non è un giocatore egoista, a trovare delle soluzioni anche per gli scarichi fuori. Oggi la palla di Petrovic ci ha portato a più 10 l'ha data a Sherrod, quindi dobbiamo migliorare all'interno della continuità offensiva sui 40 minuti. Servirebbe l'allenamento, vediamo se riusciamo a farne almeno 3 questa settimana e sarei già contento prima del prossimo Tour de Force. Domande? Buona serata, grazie, arrivederci.